tanto più che ovviamente lo Stato Pontificio, tra la politica asburgica e la politica francese, è insieme oggetto di contesa e al tempo stesso è strattonato di qua e di là, e le soluzioni che vengono evidentemente proposte e praticate sono diverse. Ecco, c'è insomma un agitarsi di contese, di conflitti all'interno della curia e dello Stato Pontificio che ci danno un pochino il polso della situazione di quegli anni, con la gendarmeria che ovviamente si schiera con questo e con quello, e con naturalmente tutto un insieme non soltanto di contrasti, ma anche di particolari, di strategie politiche messe in atto, spesso per l'appunto anche con l'ausilio dei briganti. È un altro aspetto che ci riporta alla storia di quegli anni, ma ci riporta alla pittura di quegli anni, ma ci riporta al romanzo d'avventura e anche questa componente brigantesca con tanto di antri o di caverne che sembrano un pochino lasciar pensare da un lato alle catacombe con gli scheletri effettivamente di colì riscontrabili, ma ci fanno anche pensare per certi aspetti un pochino al ventre di Parigi e quindi a questa specie di dimensione sotterranea praticata, vissuta da personaggi così tra il deforme e il mostruoso, che e tutta questa dimensione dei briganti, tutta la realtà dei briganti che da questo punto di vista viene naturalmente vissuta per un verso con attenzione per le loro motivazioni, ma viene soprattutto nella storia, diventa l'elemento antagonista rispetto alle esigenze e alle scelte di Lagonnac e di Morandi. Ebbene, anche questo c'è di mezzo. In un romanzo, allora, come vedete, pieno di cose, pieno di suggestioni, pieno di elementi, un romanzo pieno di figure, un po' come nei romanzi romanzeschi, in cui c'è l'antagonista, c'è il personaggio che va alla ricerca del suo obiettivo, delle sue mire, il personaggio che vuole ovviamente coronare il suo sogno d'amore, gli ostacoli che incontra sul terreno, le lotte che deve affrontare, gli aiutanti, in questo caso Lagonnac ha vinto un premio concorso per cui va addestrandosi, no, presso l'Accademia di Francia a Roma come pittore, e da questo punto di vista allora è circondato dai personaggi bene, dai VIP del tempo, e ha anche una storia passionale con una dama un pochino più in là negli anni. Ed ecco, questa dama è per un verso l'aiutante che in qualche modo poi il protagonista può pensare che in realtà forse per avere in esclusiva il suo amore magari non ostacoli il suo percorso alla ricerca dell'amata rapita. Insomma, laddove naturalmente, come in tutti i romanzi d'avventura, gli intrighi sono all'ordine del giorno, sono una dimensione assolutamente fondamentale. Ecco, un romanzo a cipolla, un romanzo plurimo, fatto di tante cose, fatto di tante suggestioni, fatto di tanti generi, l'uno accanto all'altro, l'uno intrecciato con l'altro. Un romanzo che da questo punto di vista si presta allora a più letture. Chi vuole uno spaccato della pittura del tempo attraverso ovviamente una sapiente descrizione, lo può trovare anche in questo romanzo. Chi vuole una riproposta alla Dumas di un romanzo d'avventure può ovviamente leggerne uno strato, e
chi vuole un episodio, chi vuole una serie di elementi riferiti al romanzo storico, bene, anche qui dico può cercarli e via discorrendo. Il tutto, naturalmente, è giocato esattamente alla maniera di Dumas, e quindi per un verso con, come quando si deve padroneggiare una materia fatta di letteratura e quindi si deve lavorare sull'intertestualità, per un verso con una grande padronanza naturalmente degli elementi che vengono messi e anche con una grande sorvegliatezza stilistica, perché un romanzo scritto alla maniera di Dumas è un romanzo che deve mantenere anche il suo stile essenzialmente legato a questa cifra, dico, ottocentesca, che è quello che ovviamente segna sin dal titolo il romanzo e il suo intreccio. E però c'è, a mio giudizio, un ulteriore livello che va sottolineato. Un ulteriore livello che mi pare ci riporti poi, sono nei tempi, ci riporti poi esattamente al punto di partenza di questa mia chiacchierata. Accade che ci sia questo finale. Siamo nel 1820, ciascuno prende la propria strada, la Gonnac compirà il suo percorso altrove, Morandi ugualmente, poi sapremo che è costretto per una vicenda, ma naturalmente io non devo dirvi quello che accade nel romanzo perché altrimenti la sorpresa viene meno, per una vicenda legata alla sua giovinezza, loro che sono riusciti comunque a liberare la ragazza di cui si era invaghito la Gonnac, bene, ciascuno prende la propria strada, la storia si interrompe nel momento stesso in cui lei viene salvata e nel momento stesso in cui questo amore in qualche misura non può giungere per la scelta di lei a coronamento. E però c'è una ripresa, e c'è una ripresa grosso modo 40 anni dopo, esattamente siamo nel periodo della spedizione dei Mille, e Dumas, che di fatto fece il cronista di queste vicende e che quindi è un testimone dal vivo, è lì nel capitolo finale che dice di aver rivisto questo suo vecchio amico, la Gonnac, e dice che in qualche misura ne ha raccolto allora la testimonianza e probabilmente lascia intendere che si appresta a scriverla, insomma, che potrebbe scriverla, che quest'opera, che è ovviamente di Maurizio Ferrara e di Franco Foschi, possa essere, per dir così, una sorta di rielaborazione di un romanzo di Dumas a tutti gli effetti, no? Il romanzo può averlo scritto interamente lui. Ma nel momento stesso in cui questo avviene e nel momento stesso in cui queste dichiarazioni hanno corso, improvvisamente in questo luogo accade che si ritrovino o che comunque vengano menzionati una serie di personaggi. Beh, non soltanto ovviamente viene tirato in ballo Garibaldi, d'altra parte proprio, come dire, insieme a Garibaldi Dumas era andato a far da cronista in quella spedizione, ma accade che vengano rievocati una serie di personaggi che sono stati lì presenti nel romanzo e sono tutti personaggi che appartengono alla storia della cultura occidentale.